Ben ritrovati, dunque iniziamo da qui un talk, una collaborazione live, come si evince anche dal suono della voce poco radiofonico ma molto più da esterno. La collaborazione si chiama Wine and Gold, dal vino, Wine for Vino, il locale che ci ospita nelle sale di Via Bellini 40 ad Alessandria. Gold è la radio che state ascoltando, Radio Gold News, che oggi, come detto, andrà a fare questo viaggio dentro il vino, ma anche dentro la ristorazione. Lo facciamo con diversi ospiti ogni settimana, ogni due settimane. Adesso vedremo, questo è il primo viaggio e scopriremo anche noi che cosa succederà, ma lo scopo è quello di cercare di incontrare ristoratori e produttori di vino per valorizzare il vino e il cibo locale. Chi sono questi produttori? Uno ospite già con noi, Walter Massa. Buongiorno, anzi buonasera Walter. Ciao a tutti, buonasera. Walter Massa, per qualcuno è, adesso cominciamo subito a farlo arrabbiare, è quello che ha riportato in auge, magari non si arrabbierà per questo, anzi, un vino forse dimenticato, soprattutto nella zona dove Walter Massa lavora, cioè il Tortonese. Nei Colli Tortonesi c'era un vino, il Timorasso, e Walter Massa lo ha riportato in vita? Sì, non ho fatto niente di strano. Volevo solo cercare di dare dignità alle mie colline, quelle colline sempre un po' compresse tra la mediaticità della Langa, del Monferrato e la forza territoriale della Lombardia. E qui le pesche di Volpedo, che erano la grande risorsa del territorio, non bucavano. Il vino veniva venduto, come diceva Santa Maria di Rivalta nel 1800, sfuso, dando dignità ai negozianti di Asti e Stradella. Questa è letteratura, quindi non invento nulla. Io non ho fatto altro che prendere la mia terra e cercare di farla bere al mondo. Ce lo spiega cos'è il Timorasso? Il Timorasso è un'uva bacca bianca, è una genetica tutta sua, che era lo zoccolo duro della produzione di vino bianco della collina Tortonese, assieme al Cortese, ma il Cortese si coltivava nella parte più a ovest, diciamo dalla Valle Ossona verso Gavi, mentre nella parte est, Val Grue e Val Curone e Val Borbera, la produzione del vino bianco Torbolino, che veniva venduto in Svizzera fino alla fillossera, quindi fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, era appunto fatto con quest'uva. Poi la fillossera ci ha messo del suo, ha raso al suolo tutto il vigneto europeo. Qualcheduno, pensando di diventare padrone del mondo, ha depauperato di risorse umane e quindi anche intellettuali l'Italia, perché se si vuole andare a conquistare l'Albania, la Libia e la Abissinia, non piantavi le vigne e non piantavi neanche le pesche. Poi, quando è arrivato il primo dopoguerra, si è puntato sulla produzione di quello che il mercato chiedeva, quindi del vino rosso, e si è piantato tanta Barbera. Il Timorasso, che è un'uva difficile da coltivare, è un'uva che promette tanto e da poco, non riempiva le cantine e quindi si è preferito concentrarsi in una seconda fase negli anni 70 su un vitigno che aveva già successo in una costola del Tortonese, che è il Gavi, e quindi si è piantato tanto Cortese. Peccato che io col Cortese, e ne ho avuti anche 4 ettari da coltivare, non sia mai riuscito a cavare un ragno dal buco. O sono io che non ho feeling con questo cepage, oppure Monleale, dove c'è il mio territorio, non dà qualità al Cortese, non dà quella qualità che fa sì che il mondo venga a bussare alle cantine dei vignaioli seri. Perché qui dobbiamo anche capire che se tu ci sei col prodotto, è il mondo che ti viene a cercare. Lo era 50 anni fa, lo è ancora di più oggi con la forza di internet, dei GPS, delle varie guide e soprattutto di quella parola di moda che è autoctono. E questa parola di moda sicuramente nella nostra provincia ha avuto una grande spora in Italia. Quindi con l'uva bianca Timorasso ho fatto questo vino in purezza, e questo vino in questo momento sta girando il mondo portando la bandiera di oltre 20 aziende alessandrine.
Ecco, questo risposta flash per una domanda flash, così presentiamo anche i nostri ospiti, gli altri ospiti a Wine and Gold. Si vende di più il Timorasso, poi cambiamo anche vino. E da noi, in Italia o all'estero? Dappertutto, perché essendo un vino fatto con gli ingredienti fondamentali per fare il vino, cioè uva matura, buon senso e tempo, ha una qualità tutta sua, una personalità tutta sua che piace in tutti i continenti. Presentiamo gli ospiti, in questo caso non produttori ma cuochi o chef, poi diranno loro come vogliono essere chiamati, master cuoco, master chef, chef stellato Andrea Ribaldone. Ciao, ciao a tutti, cuoco va benissimo. E cosa, dopo questa bellissima introduzione di Walter, anzitutto l'altro giorno ho avuto la fortuna di partecipare al forum Ambrosetti tenuto qua sul territorio ed è venuto fuori proprio un argomento legato al vino, legato alla ristorazione e al nostro territorio, che è: nelle Langhe ci sono 16 vini rossi premiati, provincia di Alessandria nessuno. Però non hanno detto che invece noi abbiamo Timorasso, cioè la nostra chiave di volta oggi è Timorasso. Questo Walter non lo dice perché comunque sarebbe anche parlarsi addosso, ve lo dico io: la chiave per aprire per noi nuovi spazi, per far conoscere il nostro territorio, è Timorasso, perché è il miglior bianco d'Italia. Non lo dico io, me lo diceva ieri Oscar Farinetti, con cui ero a parlare per altre cose, e ha detto: il miglior bianco d'Italia è Timorasso. E questo è un imprimatore importante che noi non dobbiamo dimenticare. Timorasso serve poi per portare, perché si crea a volte sul nostro territorio dei percorsi strani, contorti, per il quale le piccole gelosie di paese e da una valle all'altra, ma nel mondo a chi viene non interessa se poi Timorasso è Colli Tortonesi o Monferrato. Timorasso è questo territorio e la gente verrà qua su questo territorio per incontrare Timorasso e per berlo, e poi troverà tutto il resto, troverà il Gavi, l'Ovadese, il Monferrato con tutti i vini buoni, a volte eccezionali, che abbiamo. Ma Timorasso è la nostra unicità, bisogna traguardare il nostro territorio tramite le unicità, e come vicepresidente del paniere dei prodotti di pregio dico: traguardiamolo attraverso l'unicità di un formaggio come Montebore, attraverso il salame del Giarolo. Tenete ben presente che sto citando tutti i prodotti che vengono un po' da quel territorio, forse perché grazie ad un grande vino tanti giovani, come anche Fabrizio, hanno ricominciato a portare avanti quelle che erano i lavori che si facevano una volta, e magari invece in altri territori alessandrini un pochettino si è perso, perché manca una voglia di ricominciare a fare certe cose che probabilmente Timorasso ha portato avanti, ha fatto da capofila rispetto a tante cose. Sì, faccio il cuoco, forse dovrei parlare di cucina, ma vanno insieme, di pari passo, è per forza così, dobbiamo capirla questa cosa. Walter ha capito un concetto fondamentale: un grande vino deve essere nei grandi ristoranti, altrimenti può fare un bel percorso, ma è lì che avviene il primo assaggio di persone che poi ne parleranno, è lì che poi a cascata tutto andrà anche su chi comprerà poi questo vino, i buyer, e quindi l'assaggio avviene nei ristoranti, e quindi Timorasso è davvero nei più grandi ristoranti d'Italia e del mondo. E quindi come cuoco vi dico: è importante far sì che il nostro territorio diventi grande usando noi come cuochi i prodotti del territorio che abbiamo, perché tantissime volte, ne parlavo ancora ieri, vai nei ristoranti qua e c'è qualsiasi cosa tranne che un prodotto del territorio, e questo è veramente un pochettino triste. Ma io stesso come cuoco che gira il mondo cerco di spingere, di perorare la causa di quello che trovo un territorio fantastico in cui vivo, perché io vivo a Lumonferrato, che è il mio paese, è il paese dove è nato mio padre, dove io sento le mie radici, e quindi sono contento quando riesco a portare quello che sono fuori e quindi nel mondo. Io, a proposito di Italy, sto lavorando con Italy su Tokyo. È il momento dell'Italia, finalmente è il momento dell'Italia. Prima era fortissima la Francia sul vino, sul cibo, oggi è il momento dell'Italia, perché la gente ha voglia di verità, è quello che noi sappiamo dare. Walter l'altro giorno, me l'ha detto Oscar, Oscar Farinetti, Oscar era da lui, hanno mangiato sull'erba, a piedi nudi, cioè la gente vuole questo. La gente vuole questo, vuole un'emozione vera, di territorio, di gente ancora che ha le mani callose, sono stanchi del principe
con la mano in tasca che ti racconta dei suoi avi che facevano vino. La gente vuole gente che vive la terra e che la porta avanti, e soprattutto gli stranieri cercano questo. In Italia c'è ancora, da noi c'è tantissimo, non perdiamolo, non diventiamo un posto da cartolina, diventiamo un posto vero dove la gente vive il territorio. Allora, adesso tra poco facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo. Prima però vi presento il nostro terzo ospite di Wine and Gold, lo chef del ristorante Belvedere di Pessinate, quindi andiamo nella frazione di Cantalupo Ligure, visto che non vorrei sbagliare il nome. Fabrizio Rebollini. Fabrizio Rebollini, chi c'è nel ristorante Belvedere intanto, visto che lui ha citato, lui Andrea Ribaldone ha citato persone che hanno voglia di stare con i piedi sull'erba, c'è questa clientela nel ristorante dove lavori tu? Beh, forse Andrea ha detto una cosa vera, perché poi siamo tutti amici, no? La fortuna è anche quella, la fortuna è di incontrarsi in un territorio che poi i produttori li conosci come amici, ci esci la sera, cioè ti diverti con loro, parli dei prodotti, vengono da me, magari mi criticano i piatti, però me lo dicono in faccia, no? È una fortuna. Anche perché lavorare in un paese che ha 20 abitanti, il ristorante a Pessinate l'ha aperto il mio bisnonno, nel 1919 l'ha aperto. Lo raccontiamo tra poco. 30 secondi, visto che mi sembrava molto interessante e non volevo assolutamente togliere il racconto o tagliarlo a metà. Tra poco Wine and Gold, siamo da Wine for Vino, via Bellini 40 ad Alessandria, ma siamo anche su Radio Gold News, tra poco. Sempre all'ascolto di Radio Gold News, siamo a Wine and Gold, da Wine for Vino live, via Bellini 40 ad Alessandria in zona Orti. Abbiamo iniziato oggi questo viaggio, questo talk live per conoscere il vino, per conoscere il territorio attraverso proprio le usanze, il cibo, il vino e le sue forze. C'è anche pubblico, non è tantissimo perché non l'abbiamo detto nessuno, ma adesso lo diremo, che c'è la possibilità di venire anche assistere al talk live direttamente da Wine for Vino ad Alessandria. Tra pubblico, immagino poco disinteressato agli argomenti, c'è la presidente di Alvino, Maria Grazia Baravalle. Buonasera a tutti, ciao, perché tutti hanno detto ciao, voglio dire. Anche Maria Grazia Baravalle dice ciao e dice che cosa? Intanto che cos'è Alvino? Certo, Alvino è un'associazione di produttori vitivinicoli. Io ne sono il presidente, ma chiarisco, lo coordino in qualche modo, ma non sono produttrice. Si tratta di una cinquantina di vignaioli, come so che piace questo termine ai nostri amici, sono produttori di vino che imbottigliano del nostro territorio, e devo dire che è una rappresentanza di qualità. Perché, come è nato Alvino? In realtà Alvino è nato in un processo integrato sul nostro territorio che è stato catalizzato dalla provincia di Alessandria negli scorsi anni, che ha portato a un associazionismo in provincia legato al vino, con Alvino, col paniere dei prodotti tipici che è stato citato prima, e con il consorzio turistico. Abbiamo fatto molto, penso che siamo stati tra virgolette un po' sfortunati, nel senso che un'idea forte e importante è nata in un momento economico difficile. Probabilmente fosse nata qualche anno prima si poteva fare ancora di più. Sicuramente è importante che venga rappresentato e conosciuto all'esterno il territorio. E il territorio vuol dire differenziazioni, ma unità di intenti. Lavorare assieme significa capire, concordo perfettamente con quello che si diceva prima, e lo vivo io stessa quando mi capita di andare alle fiere, soprattutto alle fiere all'estero. Ancora di recente, per motivi personali, sono stata a New York, e la sensazione è proprio quella di cercare di capire che cos'è il territorio di Alessandria rispetto a tutto il mondo. Cioè serve un passaggio comunicativo unico, qualcosa che faccia da traino. Se posso ancora dire una cosa, io che da una parte, come dire, rispetto ai personaggi che sono ospiti qua oggi, sono un po' la burocrate della situazione, no? Perché sono sempre lì che devo gestire i conti, ci tengo a dire che da torinese, io spesso lo dico, io sono nata a Torino e sono di Pralormo, che è di un'altra zona, ma devo dire che
Alessandria per me, parlo del territorio nel suo complesso, è stata veramente una grande scoperta. Ormai ci abito da tantissimi anni e ritengo che veramente si possano fare ancora molto. E poi chiudo, prima si parlavo io stessa di difficoltà economiche, no, del nostro sistema in generale in questo momento, ma ritengo che nelle difficoltà spesso, come dire, si fanno gli sforzi migliori, no? E anche prima, quando si parlava del territorio, evidenziamo il fatto che si tratta di un territorio che ha avuto una spalle, una storia un po' più difficile, no? Magari collinare, montana, dove è più difficile, pure è lì che sono nate le idee più vincenti. Quindi io sono ancora molto ottimista. Immagino che nel 1944, quando il bisnonno del nostro ospite Fabrizio Rebollini, cuoco del ristorante Belvedere di Pessinate, non era molto facile vivere in quel periodo, e quindi magari pensare di aprire un locale che ancora adesso è gestito a livello familiare sia una scommessa che continua negli anni. Com'è la storia che stavi raccontando prima? Sì, no, il ristorante è iniziato nel 19. È la nonna che è arrivata lì nel 44. No, non è quello sgridarti. La nonna è arrivata lì nel 44 e non c'era niente. Lei mi diceva non c'era niente, non c'era posate, così, no? Infatti a volte quando dico che nel mio ristorante non c'è niente, mia nonna, buon'anima, mi diceva lì c'è un sacco di roba da sta cucinare, c'è le padelle, c'è i fuochi, c'è tutto, no? Perché adesso i cuochi moderni, se gli salta la corrente, piantali di cucinare, no? Mia nonna invece tra una fascina di legna, aggiunge una fascina, perché lì era veramente difficile cucinare, no? Quando cucinavi veramente su queste piastre, che c'era un caldo della Madonna, veramente, cioè, lì era veramente, veramente da numero uno cucinare. Visto che hai parlato della cucina, ci siamo occupati molto di vino, lo faremo ancora, siamo nella casa del vino, ma naturalmente vino abbinato al cibo. I cibi di allora sono i cibi di oggi ancora per voi, per te? Quando mia nonna, magari gli facevo qualcosa, no? Perché poi, insomma, c'è un salto generazionale tra me e mia nonna. Mia nonna mi diceva, che buono, è tanto buono che sembra comprato, per dire, no? Cioè, era il suo modo di dire, vedi, l'hai fatto bene, no? E io ero contento quando mi diceva così, no? Perché mia nonna a volte aveva i gusti che noi abbiamo perso, cioè quando magari gli fai assaggiare certe cose, cioè lei aveva veramente la sensibilità di capire tra un salame buono e uno eccezionale che differenza c'è, tra un formaggio, cioè, perché lei aveva veramente vissuto infatti secondo me la fortuna a volte di cucinare è riuscire a portare, no, un formaggio, cioè quando lo porti in tavola a fare sentire la stalla, cioè sentire proprio l'erba che ha mangiato la vacca, cioè veramente è quello il bello di cucinare, cioè quando usi delle farine sentirci il grano dentro le farine, anche in un vino sentirci l'uva, no? Ed è proprio una cosa che mi piace, questa cosa qua. Anche tante volte quando si parla di cucina non so mai cosa dire, oppure quando mi dico che tipo di cucina fai, faccio quella che mi sento, quella che un po' ho imparato, un po' scimmiottato magari da quelli bravi come Andrea Ribaldone, no? Allora, quelli bravi come Andrea Ribaldone che sono qui a Wine and Gold, ha ragione? Sai perché mi piace il Fabri? Perché parlava e aveva gli occhi lucidi, perché la nonna, le cose. Perché Tino? Non è Tino, perché è bello, è questo, che adesso c'è sta, come dicevi prima, Master Chef, i cuochi duri, i cattivi, le cose, ma che roba noiosa, cioè noi veramente stiamo in cucina tante ore, cuciniamo, ci divertiamo, cerchiamo di fare le cose buone, di dare alla gente un'emozione con quello che facciamo. Quando tu esci in sala e le persone sono contente, vedi davvero che ti ringraziano perché hanno, non so, hanno sentito un fremito, hanno provato qualcosa che a casa non c'è, perché le nonne sono brave, le mamme anche, ma i professionisti è un'altra cosa, vero Fabri? Però questo è il premio per il nostro lavoro. Quindi cucinare è davvero, io lo dico anche a tanti ragazzi, adesso c'era questa, hanno fatto questa indagine e i ragazzi non vogliono fare da grandi l'astronauta, il cantante, ma lo chef. Parole lo chef, vogliono fare lo chef,
E allora io dico una cosa: lo chef, il cuoco, è un lavoro di fatica, è un lavoro servile, è un lavoro davvero duro, nel quale voi tante volte vedete le immagini in televisione, sorridenti, puliti, beh, in realtà è un lavoro di tutti i giorni, essere presenti, scegliere la materia prima, cucinarla, confrontarsi con i propri aiutanti, con chi lavora con noi, ed è un lavoro veramente faticoso. Quindi bisogna ricominciare da quello, bisogna ricominciare dai prodotti buoni, dalla terra e dalla voglia di trasformare il prodotto. Questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. E quello che fa tutti i giorni Walter Massa, adesso glielo andiamo a chiedere. Intanto gli chiediamo se lui, come i giovani che citava Andrea Ribaldone, voleva fare da grande il produttore di vino. Non lo so cosa voglio fare da grande, so solo che ho preso lo spunto perché, come ho detto prima, non c'era nessun prodotto che aveva visibilità dalle mie colline, quindi ho detto ma forse c'è un po' lo spazio per avere il piacere, grazie a 4 bottiglie di vino fatte in maniera etica, di far parlare del mio territorio, quindi fare un po' il protagonista, anticipando anche forse un po' i tempi. Ma volevo un attimino criticare un po', o fare una considerazione su quanto ha detto Andrea, quando ha detto che giustamente un territorio ha bisogno di una bandiera, e lui l'ha individuato nel Timorasso. Io dico che un territorio ha bisogno anche di una grande massa critica. Quando siamo partiti io, Andrea Mutti e Paolo Poggio con il Timorasso, avevamo 2 ettari di vigna in 3. Oggi ci sono 60 ettari di vigna, e tutti questi 60 ettari finiscono in bottiglia, quindi danno dignità economica a un territorio. Ma se vogliamo fare il giro del mondo, la formula è fatta, solo che l'ho già detta a qualche politicante in anni non sospetti, però ovviamente o non hanno sentito o hanno fatto finta di non sentire. Bisogna che facciamo, che inventiamo quello che abbiamo, cioè l'area del vino bianco in Piemonte, come ad Alba fanno la partita di tennis tra Barolo e Barbaresco, creando un volano con lo stesso vitigno, quindi con 2 vini strepitosi ma analoghi. Noi, se facessimo una partita di qualsiasi genere tra Dertona e Gavi, abbiamo 2 vini firmati Alessandria a valenza mondiale con caratteristiche diverse, dove uno aiuterebbe l'altro. I 1200 ettari di Gavi legati ai 60 ettari magari della nicchia di Timorasso potrebbero sicuramente creare un'attenzione e trainare di conseguenza dall'amaretto di Gavi al crumiro di Casale, al bacio di dama di Tortona, a quello che c'è ad Acqui Terme, agli amaretti del Sassello, a quello che vogliamo, ecco. E quindi anche la ristorazione. Con questo non rinnego i rossi, sia ben chiaro, i rossi io fanno parte del 50% del mio patrimonio, perché io ho esattamente un'azienda da figlio di Democristiano, metà bianca e metà uva nera, quindi sono tranquillamente allineato con la grandeur del Piemonte, che per l'immaginario collettivo è rosso. Stiamo bevendo Costa del Vento 2007, per farlo sapere, veramente fantastico, Magnum, quindi... Ecco, questo per farlo sapere, anche per far venire la prossima volta, la seconda puntata di Wine and Gold, il pubblico anche qua da via Bellini ad Alessandria. Wine and Gold che si conclude qua. Adesso non crediate che noi andiamo a assaggiare bottiglie e quant'altro, perché non succederà in vostra assenza. Succederà però che Wine & Gold tornerà, magari anche con i nostri ospiti Walter Massa, Andrea Ribaldone e Fabrizio Rebollin, che ringraziamo per essere stati con noi. E salutiamo magari con un applauso. Grazie a tutti.